Cari amici, benvenuti. Il tempo di un caffè oggi è con... Claudio Chiappucci, nato il 28 febbraio 1963 a Oboldo, in provincia di Varese. Ciclista professionista dal 1985 al 1998. Vinse una Milano-Sanremo, due giri del Piemonte, tre tappe del Tour de France e una al Giro d'Italia. Celebre la sua vittoria alla tappa del Tour de France del 1992, con arrivo a Sestriere dopo 200 km in fuga. Considerata tra le più grandi imprese nella storia del ciclismo moderno. Wow, Claudio, mamma mia che emozione, Claudio Chiappucci, grazie per essere qua con noi, davvero un'emozione. Senti, oggi siamo in Liguria e io te lo domando, dico Liguria, che cosa ti viene in mente? Tre cose. Bene. Numero perfetto, tre. La prima. Belin. La seconda. Beh, c'è il Festival di Sanremo. Ma terza, la più importante per me, per quanto mi riguarda, e per tutto il popolo dello sport e gli appassionati del ciclismo, la Milano-Sanremo. La Milano-Sanremo è proprio quella la domanda, la tua Milano-Sanremo. Sì. Quali sono le emozioni? Cosa ti ricordi? Dai. Guarda, stiamo parlando del 91, quindi sì. Emozione unica ancora oggi, perché questa Milano-Sanremo non si è più vista così. Perché io sapevo esprimere il meglio in una corsa, anche dove... sulla carta non era per me, ma siccome io avevo voglia di sfatare questi miti, ho detto io la Milano-Sanremo ce l'ho come un sogno nel cassetto da quando ero piccolo, voglio vincere, e la vinco alla mia maniera, tale è rimasta ancora oggi dopo 32 anni. Claudio, il tempo di un caffè, ma insomma un'altra domanda viene abbastanza spontanea. Io sono un coach, giro tutta l'Italia, amo l'Italia, adoro la mia terra che è la Liguria. Tu la Liguria l'hai vista da più parti, so che anche te ami l'entroterra e sei spesso qua in macchina, ma tanto anche in bici. Cos'è che ti ha colpito o quali sono i posti che ti piacciono di più di questa terra? Diciamo che io professionalmente sono nato qua, perché il mio primo ritiro da professionista, e parliamo dell'85, wow, l'ho fatto proprio... qua in Liguria, e quindi posso dire che ho mosso i miei primi passi, diciamo che ho mosso le mie prime ruote pedalando sia sul lungomare ma anche soprattutto nell'entroterra. Ho scoperto dei posti magnifici, le belle salite, e poi ci sono state tante gare, perché comunque qua ho corso sia per il Giro d'Italia sia per una classica come Milano-Sanremo e come un'apertura della stagione che allora era soprattutto il Trofeo della Vega. Sì, sì, l'otto. Quindi, non dimentichiamo un momento, il Giro d'Appennino. El Diablo, questo soprannome è bellissimo, dipende dalla tua amicizia con Piero Pelù oppure arriva da più lontano? È nata casuale questa cosa, perché quando ho ascoltato la prima volta Piero Pelù, che allora non era solo lui che cantava, no? Erano i Litfiba, la prima canzone del Diablo l'ho messa insieme al Diablo, che era nato sulle due ruote, quindi è venuto fuori un bel binomio. L'unica pecca ancora che esiste è che lancio un appello: devo incontrare ancora Piero Pelù. Lanciamo questo appello e facciamo incontrare il Diablo con l'altro Diablo. Se la ruota è rotonda, prima o poi ci si incontra. Il tempo di un caffè è anche il tempo di una ricarica. Tu come ti ricarichi? Beh, ognuno ha i suoi segreti, eh. Io diciamo non che... Non si può dire. Ma diciamo così, blandamente, ho fatto un patto col diavolo. Scherzando. Però la verità è che è carattere, è quello che c'è dentro. Quello che è dentro è unico nel suo genere. Io mi sento motivato da tutto quello che faccio. Grande Claudio. Grazie. Grande davvero, è stato davvero un piacere. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Ci vediamo a presto e magari anche con Piero Pelù. Questo me lo aspetto io adesso, lo voglio io come regalo. Però un caffè adesso ce lo beviamo. Adesso ce lo beviamo, assolutamente sì. A noi. Grazie. Il tempo di un caffè è offerto da... Affida i tuoi desideri, i nostri obiettivi.